Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di cammino e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Ecco, abbiamo la possibilità di conoscere un po' meglio la Madonna, conoscerla un po' meglio, e ci aiutiamo con queste parole della liturgia. La prima, quella che abbiamo ripetuto nel Salmo responsoriale: esulto in Dio mio Salvatore. Diciamo una volta: esulto in Dio mio Salvatore. Ecco, in questa breve parola c'è l'animo di Maria e il segreto della sua lode. L'animo di Maria è un animo pieno di lode a Dio, pieno di gratitudine, pieno di ammirazione. E perché la Madonna c'ha un'anima così alta? Perché forse non aveva problemi nella vita? No, 14 anni circa, 13, a causa dell'annuncio dell'angelo ha rischiato di essere lapidata, perché è stata trovata incinta prima della convivenza con Giuseppe. Non solo, ma il dramma personale di non essere capita da Giuseppe, che tanto amava. Non ha avuto certamente una vita facile, anche perché era di famiglia povera, era una ragazza, eccetera. Perché allora la Madonna c'ha tutta questa esultanza, questo spirito del Magnificat, come diciamo noi a volte? E nella seconda frase, esulto in Dio mio Salvatore, il Signore mio Salvatore, perché lei c'ha una esperienza personale dell'amore di Dio, sa che Dio cammina con lei. Ecco, questo è il suo segreto. Adesso vediamo come questo segreto di un'esperienza profonda di Dio può venire anche a noi. E dal Vangelo ci sono 2 indicazioni su come si matura nella fede. La prima indicazione sta nelle ultime parole del Vangelo. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Noi maturiamo nella fede soprattutto attraverso la meditazione della parola di Dio. Questa è tanto necessaria. Nel mondo di oggi, dove c'è una parola potente contraria alla parola di Dio, se noi non stiamo attenti,
ci mondanizziamo. Se la parola di Dio per noi è debole, non la ricordiamo, non la meditiamo, non cerchiamo di metterla in pratica, la parola del mondo ci riempirà.